Un cordiale buongiorno e ben ritrovati nel canale di Ambiente e Natura. Quest'oggi vorremmo mostrarvi un animale molto particolare che si è guadagnato la fama, forse suo malgrado, di essere legata alla morte. Si tratta della falena sfinge testa di morto, un lepidottero notturno dell'Europa e dell'Africa. Perché si chiama proprio così, testa di morto? Beh, lo scoprirete in questo speciale video di Halloween. Come detto prima, appartiene alla famiglia degli sfingidi e condivide caratteristiche comuni alle specie appartenenti a questa famiglia, ossia un corpo tozzo, fusiforme, ricoperto di pelo e antenne grosse e piumose. Inoltre, le dimensioni di questa falena sono notevoli. È lunga ben 6 cm, con un'apertura alare di 13 cm. E un peso di 1,5 grammi. Si tratta della seconda farfalla più grande d'Europa, dopo la Saturnia del Pero. Ma la sua particolarità è la macchia bianca con due puntini neri, che ricorda la forma di un teschio, presente sulla parte dorsale del torace, che le ha proprio conferito il nome testa di morto e tutta la sua fama, rendendola un ottimo simbolo di presagio di morte per libri, poesie, film, ma di questo ne parleremo dopo. La pagina superiore delle ali è brunastra, marmorizzata di bianco e nerastro. Quella delle ali posteriori invece è gialla, con due ampie barre ondulate marrone scuro. L'addome è giallo, con bande nerastre trasversali, simile a quello di un calabrone. Riposando sulla corteccia degli alberi o tra le foglie nel sottobosco ad ali chiuse, infatti, si rende invisibile ai predatori grazie al mimetismo criptico delle sue ali. Tuttavia, se spaventata o minacciata, ecco che spiega le ali posteriori e mostra il torace, apparendo gialla e nera, proprio come un grosso calabrone, al fine di spaventare l'aggressore. Queste sono due strategie difensive molto diffuse in alcune specie di falene. Anche il suo nome scientifico si riconduce alla caratteristica della tipica macchia a forma di teschio sulla schiena e quindi a tutto il discorso legato alla morte. Infatti, Acherontia ricorda il fiume Acheronte. Secondo la mitologia greca, infatti, questo era il fiume che bisognava sorpassare per entrare nel regno degli inferi. Invece, l'epiteto specifico, Atropos, si riconduce a Atropo, una delle tre moire greche che aveva il compito di recidere il filo che teneva collegato l'uomo alla vita. Vengono deposte uova in più momenti, da 1 a 3 nel corso dell'anno. Al momento della schiusa, che può avvenire da luglio a ottobre, la larva o bruco ha una colorazione verde chiara che cambia da giallo, marrone e blu nel corso delle varie mute. Il bruco si muove poco, solo in cerca di foglie fresche di cui nutrirsi, e fa schioccare le mandibole o arriva addirittura a mordere se viene minacciato. Raggiunte le dimensioni di 13 cm, il bruco scava un buco nel terreno e si impupa in un bozzolo molto fragile, lungo 1,5-4 cm, situato all'interno di una camera profonda. La crisalide o pupa è liscia, lucida e color mogano tendente al rossastro. La falena, nella sua forma adulta, emerge dal terreno dopo una metamorfosi completa che può durare da 20 a 60 giorni. Le attività della falena e il volo si svolgono durante la notte, dal tramonto a qualche tempo dopo la mezzanotte. In questo lasso di tempo si possono trovare degli adulti in accoppiamento, coda contro coda o fianco contro fianco,
i quali possono rimanere in quella posizione tutta la notte oppure separarsi dopo solo qualche ora. Sfruttando le ore notturne, la sfinge testa di morto può anche compiere lunghe migrazioni dall'Europa all'Africa o viceversa. La sfinge testa di morto di notte frequenta gli alveari, nei quali si nutre del miele prelevato perforando le cellette o percolate con la spiritomba, corta e robusta. È talmente ghiotta di miele che a volte capita che si riempie troppo, tanto da non riuscire a lasciare l'alveare e di finire soffocata da un gruppo compatto di api. Questa falena è anche una dei pochi insetti che riesce a produrre un verso, non un suono prodotto dallo sfregamento di varie parti corporee come potrebbero fare le cavallette, ma proprio un verso prodotto da vibrazioni della laringe, quindi proprio un verso vero e proprio. Questo squittio, insieme ai colori sgargianti dell'addome e delle ali posteriori e a delle secrezioni odorose molto sgradevoli, ha il fine di far desistere il predatore nell'intento appunto di mangiarla. L'accostamento della sfinge testa di morto a messaggi cupi e sinistri, si trova molto spesso nella letteratura. Infatti i suoi colori cupi e smorti e il disegno a forma di teschio sul suo torace, unito anche alla capacità di produrre questo grido stridulo un po' malinconico, ecco, provocano emozioni, inquietanti, un fascino un po' surreale, che hanno caratterizzato, appunto, come dicevo, numerosi opere di letteratura e di film e poesie. Già i primi naturalisti erano affascinati da questo animale. Per esempio Plinio il Vecchio, nel suo Naturalis Historia del 70 d.C., descrive questa farfalla come la Papilio Feralis, ossia la farfalla portatrice di morte. Così Thomas Harris descrive la sfinge testa di morto nel suo celeberrimo romanzo Il silenzio degli innocenti. La falena era meravigliosa e terribile. Le grandi ali bruno-nere erano drappeggiate come un mantello e sull'ampio dorso lanuginoso spiccava il simbolo che ha sempre ispirato timore agli uomini, da quando hanno incominciato a incontrarla all'improvviso nei loro giardini. Il teschio a cupola, il teschio che è nel contempo cranio e volto, gli occhi scuri, gli zigomi, l'arco zigomatico tracciato in modo perfetto accanto agli occhi. La stessa sfinge è poi ripresa e come quasi protagonista nell'omonimo film del 1991 diretto da Jonathan Demme. Torniamo alla letteratura. Infatti Thomas Harris non fu il primo a utilizzare questa figura, cioè della farfalla, come araldo di morte. Né la sfinge nel 1846, un racconto di Edgar Allan Poe, l'autore inserisce la sfinge testa di morto per creare un'atmosfera un po' surreale, inquietante, cupa, tipica comunque dei suoi racconti. Ma la peculiarità principale di questa cosa orribile era la raffigurazione di una testa di morto che copriva quasi interamente la superficie del suo petto e che era tracciata con precisione in uno scintillante color bianco sul fondo nero del corpo, come se fosse stata disegnata con grande cura da un artista. Mentre guardavo il terrificante animale, e più specialmente l'immagine sul suo petto, con un senso di orrore e di timore, misti a una sensazione di sciagura incombente, che mi riusciva impossibile colmare, malgrado ogni sforzo della ragione, vidi le enormi mascelle all'estremità della proboscide spalancarsi all'improvviso. Ne uscì un suono così forte e pauroso che colpì i miei nervi come un rintocco funebre. Bram Stoker, nel suo Dracula del
1897 accenna alla Sfinge Testa di Morto come falena data in pasto dal vampiro al suo fido servitore. E la notte, grosse farfalle, con teschi e ossa incrociate sul dorso. Van Helsing annuì verso di lui, mentre mi bisbigliava inconsciamente. La Acheronzia Atropos delle Sfingi, quella che voi chiamate la falena a testa di morto. John Keats, uno dei più famosi poeti romantici inglesi, utilizza la sfinge testa di morto come protagonista del suo Ode alla malinconia, appunto, nel 1819. No, il tuo rosario non fare con le bacche del tasso, né la tua lamentosa psiche siano lo scarabeo o la falena della morte. Concludiamo la rassegna con Guido Gozzano, un italiano appartenente alla corrente dei crepuscolari che si affermò nei primi anni del Novecento. Era una serie di poeti che inneggiavano alla malinconia, alla tristezza, all'indecisione, insomma al crepuscolo, quello che è un po' tra la notte e tra il giorno. Ecco, vi leggiamo questo passo tratto dai colloqui del 1911 che si chiama La signorina felicità, ovvero la felicità. Tacqui. Scorgevo un atropo soletto e prigioniero. Stavasi in riposo alla parete, il segno spaventoso chiuso tra l'ali ripiegate a tetto. Come lo vellicai sul corsaletto, si librò con un ronzo lamentoso. Che ronzo triste! È la marchesa in pianto. La dannata sarà che porta pena. Nulla s'udiva che la sfinge in pena. Bene, anche per oggi il video finisce qui. Spero proprio che vi sia piaciuto questo speciale video per Halloween con tutti i riferimenti un po' cupi, o almeno abbiamo cercato di trovare qualcosa di natura più che si accostava di più al tema di Halloween. Comunque, vabbè, se il video vi è piaciuto mi raccomando di scrivere un commento, di lasciarci un mi piace e di magari iscrivervi al canale. Invece se volete guardare anche la nostra pagina Facebook trovate il link in descrizione. Da Ambiente Natura è tutto, un cordiale arrivederci.